La quinta domenica di Pasqua ci propone un'altra grande immagine del Vangelo secondo Giovanni, l'allegoria della vite. Giovanni non contiene parabole, presenta però qualche immagine di tipo allegorico. E al capitolo 15... Quella della vite e dei tralci è la più importante allegoria proposta dal quarto evangelista. È un tema biblico quello della vigna. Il Signore ha piantato una vigna e l'ha coltivata con grande affetto. Ha avuto delle delusioni però dalla vigna perché non ha prodotto i frutti buoni, ha dato dei dispiaceri a Dio agricoltore. Gesù si presenta come la vera vite, quindi c'è una contrapposizione con quella falsa. Lui è la rivelazione della vite, è l'autentica vigna. Che il Signore ha piantato è un'immagine del Figlio, è l'immagine della fecondità, della obbedienza, del frutto. Gesù ha portato frutto, Lui è la vera vite. Per poter fare frutto bisogna essere uniti a Lui. L'idea di fondo è la comunione con il Cristo. Il tralcio non può fare frutto se non è attaccato alla vite. Dio Padre è come un contadino. Il figlio è la vite con le radici nella terra, con la capacità di portare frutto. I discepoli sono i tralci, i rami, che si espandono fino agli estremi confini della terra. E sono diverse le immagini che vengono spiegate allegoricamente. Il tralcio, per portare frutto, deve essere unito alla vite. Ma anche il tralcio che fa frutto viene tagliato. Il tralcio secco e infecondo viene amputato e buttato via. Si secca e poi viene bruciato ma il tralcio fecondo viene ogni primavera potato. Ci sono dei tagli che i contadini sanno dare alla vite e il taglio è una sofferenza. Si dice che piange come una vite perché il punto dove avviene il taglio lascia uscire del liquido che sembra una goccia, una lacrima, una sofferenza, ma i vecchi contadini adoperavano una espressione proverbiale interessante: più gliene togli e più te ne dà. Invitavano, cioè, a tagliare i tralci molto vicino al tronco principale in modo tale che possa produrre di più. Se il tralcio è troppo lungo fa tante foglie, pampini, ma pochi grappoli. L'obiettivo qual è? Avere tanti grappoli. E allora bisogna tagliare tanto. La vite piange, ma produce molto. È una immagine che nasce dalla osservazione del lavoro agricolo. Probabilmente Gesù da ragazzo ha notato questo. Eh, ha visto i contadini lavorare e ha ragionato su questo procedimento eh, di eh, sapienza agricola e ne ha ricavato un insegnamento spirituale. In greco il verbo che noi traduciamo con potare, perché è quello tecnico del contadino con la vite, in realtà è il verbo purificare. Però non potremmo dire il contadino purifica la vite, ma il doppio senso è chiaro. L'intervento che taglia serve per togliere... Ciò che non va bene, ciò che è sbagliato, è un intervento purificatore. Il discepolo che rimane in Gesù ogni tanto ha bisogno di qualche taglio e il taglio, anche come sofferenza, è purificatore, lo aiuta a vivere meglio. Possiamo esemplificare questa esperienza proprio con il personaggio di Saulo, che noi conosciamo come San Paolo, al centro del breve racconto degli atti degli Apostoli proposto come prima lettura. Dopo le domeniche iniziali di questo tempo in cui è stato protagonista Pietro, nel racconto degli atti subentra un altro protagonista, Paolo. E all'inizio, dopo che ha incontrato il Signore risorto sulla via di Damasco, Paolo venne a Gerusalemme. Tre anni dopo, lo dice lui stesso. Venne a Gerusalemme per soli 15 giorni. E gli atti degli Apostoli ci raccontano questi giorni in cui, arrivato a Gerusalemme, si è trovato... In una situazione difficile perché le autorità giudaiche lo odiavano come un traditore. La comunità cristiana non si fidava di lui perché temeva fosse un doppio gioco, un trucco per poter conoscere la comunità dall'interno e danneggiarla come faceva in precedenza. Quindi eh, Saulo si trovò emarginato da tutti. L'unico Fu Barnaba che ebbe fiducia in lui e lo presentò agli apostoli e lo raccomandò. E Paolo, incoraggiato da questa accoglienza, dà testimonianza del proprio cambiamento. Sulla via di Damasco ha ricevuto una potatura notevole e ha cominciato a portare frutto. Ma questa predicazione... Eh, ha creato una ostilità fortissima. Le autorità giudaiche organizzano di eliminarlo. È un testimone scomodo, tremendamente pericoloso. Vogliono farlo fuori. I cristiani capiscono che rischia la vita e quindi gli consigliano di andarsene. E Paolo viene condotto fino a Cesarea Marittima, imbarcato e rispedito a casa. Tornerà a casa sua come un fallito. Avere conosciuto Cristo e avergli creduto gli ha rovinato la vita, apparentemente. Gliel'ha cambiata. Ma sono state potature dure. E ha portato tanto frutto, però. Inserito in Cristo, nonostante questi disagi, Paolo può dire con le parole del Salmo: A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. Io loderò il Signore testimoniando quello che ha fatto per me. Il Salmo responsoriale. È il Salmo 21, quello che inizia, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Non è solo un salmo di passione. Nell'ultima parte è una preghiera di risurrezione. È uno che dice, io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. È il Cristo risorto che lo pronuncia. È il discepolo, come Paolo, che, unito a Cristo, dà la propria testimonianza nella grande assemblea e comunica ad altri quello che a sua volta ha ricevuto. E così l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, che stiamo leggendo, di domenica in domenica, eh, ci parla del cuore, del nostro cuore eh, inquieto e certe volte un po' ribelle, ci può rimproverare qualcosa, ma noi al di là della voce del cuore vogliamo ascoltare la voce del Signore. Rassicuriamo il nostro cuore, qualunque cosa ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore, vogliamo aderire a Gesù come il tralcio alla vite, vogliamo pensare come lui, agire come lui, parlare come lui, vogliamo avere quello stile di Cristo. Se crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo, di conseguenza ci amiamo gli uni gli altri. Questo è il pre precetto che ci ha dato. Così rimaniamo come tralci fecondi, uniti alla unica vera vite Gesù Cristo.